Buona domenica, buon caffè a tutti, buona pausa al caffè a tutti, mi ero ripromesso, ottimo questo caffè stamattina, mi ero ripromesso di riparlarne di questo argomento, magari in un'ottica leggermente differente, perché abbiamo già visto un anno e mezzo fa, insomma un po' di tempo fa, in un altro episodio, in un'altra domenica di pausa caffè, la differenza, avevo dato una mia opinione tra le differenze che ci sono tra le università telematiche e quelle cosiddette tradizionali, diciamo statali, tradizionali, quelle che si frequentano in presenza. Prima però l'avevo realizzato quel video, prima dello scoppio della pandemia, che ha, diciamo, rivoluzionato, cambiato le cose, ma in questo video non voglio parlare con voi, discutere con voi delle differenze che sono già affrontate, sono scatenato un polverone, uno può avere le sue proprie idee, ovviamente, ed è giusto che poi ognuno di voi abbia le proprie, ma voglio rispondere a un po' di domande che mi sono state poste più di una volta proprio riguardo non solo lo studio presso le università telematiche, giudizio che ho già dato a riguardo, però non voglio parlare di questo, voglio parlare proprio della, anche questa domenica, domenica scorsa, visto che il video comunque è stato apprezzato, è stato visto, insomma mi fa piacere, vi ringrazio, buon caffè. Voglio affrontare un tema, tra le domande che vedo, che ho visto, che mi sono state poste, c'è per esempio, ci sono una serie di domande che, a cui voglio rispondere brevemente. Dunque, la prima è, al momento del colloquio di lavoro, quando uno no, è lì per farsi assumere dal datore di lavoro, che idea ha un datore di lavoro nei confronti di un laureato presso un'università telematica? E soprattutto un'altra domanda, ma c'è differenza, cioè c'è discriminazione fra un laureato presso il Politecnico di Milano e un laureato presso la Unipegaso? Non mi viene in mente questo adesso. Da un punto di vista proprio lavorativo, ci sono delle discriminazioni, delle differenze, quindi quando il datore di lavoro, comunque colui che sta lì e si va a passare rassegna, passa in rassegna tutti i curriculum, come giudica, cioè c'è una differenza, da appunto giudica un proveniente, un laureato che proviene da un Politecnico di Torino, da un Politecnico di Milano, da un'università tradizionale di serie A, e quello invece che proviene da un'università telematica come un laureato di serie B, quindi lo scarta a priori? E una serie di domande che, alle quali adesso voglio rispondere, un po' su tutto. Il tema è l'università telematica, ma non soffermiamoci solo sul solito tema, anche politico, insomma, non soffermiamoci sul tema meglio le telematiche, meglio le tradizionali. Poi inevitabilmente nei post scrivetemi quello che volete e arrivate anche a questo, ne abbiamo già parlato. Voglio però affrontarlo il tema da un punto di vista più mirato a un discorso del lavorativo. Intanto fatemi dire alcune cose su questo, così sgombriamo un po' il campo da alcuni pregiudizi. Il MIUR, il Ministero dell'Istruzione, insomma, adesso non voglio lo chiamo con il nome che ha, no, il Ministero dell'Istruzione, riconosce come veri e propri atenei, quindi considerate università online, ma diciamo alla stregua, riconosciute come appunto la laurea presso queste università è alla stregua, uguale, ha lo stesso peso virtualmente, diciamo nei fatti, legalmente rispetto alle università statali, le università quelle in presenza, sono, per quello che mi risulta, 11 le università riconosciute legalmente dal MIUR, e sono la Uni Marconi, la Unitelma, la San Raffaele, la Ecampus, la Uni Nettuno, la Uni Fortunato, la IUL,
la Unimercatorum, la Unicusano, la Unidav e la Unipegaso, quella di Cristiano Ronaldo per intenderci, se non mi sbaglio, non vorrei sbagliarmi, sono appunto le 11 università, può darsi che mi stia sbagliando, ma dovrebbe essere così, riconosciute legalmente dal Ministero dell'Istruzione. Allora, sono università online, ma di questo abbiamo già parlato. Allora, un'altra cosa che voglio premettere è che mi sono chiesto anche io, ma chi si iscrive, chi è che si iscrive presso un'università telematica? Solitamente, no? Solitamente, poi scrivetemi quello che volete sotto per precisare, per dare ulteriori, no? Tematiche, e invito tutti quelli che mi fanno domande, guardate i video di Paso Caffè, sotto dei post ci sono persone che utilizzano e scrivono e danno, diciamo, forniscono ulteriori competenze e ulteriori tematiche a quello che io dico, al poco che io dico, non è che qui, non so, vengono toccati alcuni temi. Chi si iscrive presso un'università telematica solitamente già lavora, quindi ha già un'occupazione. Non sempre, diciamo, o chi si iscrive ha già un'occupazione e quindi, diciamo, sta cercando un salto in avanti nella sua carriera lavorativa. Non so, magari mi viene in mente, è un tecnico, non so, un geometra, adesso non voglio parlare solo della facoltà di ingegneria, perché ci sono anche altre facoltà che riguardano l'università telematica, ma se vogliamo parlare sempre della facoltà di ingegneria, non può essere un geometra che magari un tecnico, diciamo, che già lavora e vuole, diciamo, avere ulteriori competenze, vuole avere un titolo un pochino più prestigioso e quindi si iscrive presso la facoltà di ingegneria, non so, elettrica di un'università telematica, un'università online. Quindi, oppure chi si iscrive presso un'università telematica può essere una persona un po' in là con l'età, non voglio dire vecchio, che è brutto dirlo, un po' là con l'età, insomma un po' maturo, che vuole riprendere gli studi, però chiaramente ha diritto a riprendere gli studi, non vuole andare in presenza, a parte che oggi andare in presenza è un problema, no? Entrare in un posto, un luogo pubblico, no, così libero non è facile, o al giorno d'oggi, no? Se tra Green Pass, Super Green Pass e altro, vuole prendersi una laurea, quindi non c'entra niente con le domande alle quali vogliamo rispondere, perché comunque per se stesso, e quindi preferisce da casa in poltrona giustamente prendersi una laurea da casa frequentando online, e quindi quando vuole va sulla piattaforma, si dà gli esami e si prende la sua laurea. Quindi sono queste due le categorie solitamente. Poi ci potrebbe essere anche una terza categoria di persone, di studenti giovani, magari dell'ultima generazione, che insomma scelgono magari anche perché poi siamo in pandemia, insomma, situazioni di emergenza, scelgono come un'università tematica un'università online, perché ritengono che a loro non piace seguire in presenza, non vogliono frequentare, una serie di idee giuste anche lì, e quindi adesso rispondiamo alle domande più poste su queste tematiche qui. Come viene valutata nel mondo del lavoro una laurea, diciamo, possiamo dire scientifica, no? Una laurea in disciplina scientifica presso un'università telematica? Allora, diciamo che onestamente presso tante persone c'è molto, non astio, ma c'è molta diffidenza presso le lauree online, quindi rispondere a questa domanda in modo univoco, cioè in una maniera, è difficile, perché il datore di lavoro che prende in mano il tuo pezzo di carta nel quale c'è scritto che sei laureato presso l'università telematica, no? Se è un datore di lavoro che vota, non scherzando, sto dicendo un'altra cosa, cioè, non so se mi sono spiegato, dipende dal singolo qua. Purtroppo il discorso è che un datore di lavoro è un essere umano, no? È come un docente universitario che giudica, e giudica in base ai suoi parametri, e potrebbe avere una mentalità aperta, potrebbe avere una mentalità chiusa.
diciamo che c'è diffidenza, però io mi chiedo questo. È chiaro che se io devo scegliere tra, se uno deve scegliere, ma poi perché deve scegliere? Magari li può assumere tutti e due. Tra un laureato presso il Politecnico di Milano e un laureato presso la Uni Marconi, ma magari prendo questo. Ma in realtà non è così. In realtà, se colui che giudica è colui che ti deve assumere a te, non giudica l'ateneo dal quale provieni, giudica la tua abilità, è sempre questo discorso, cioè giudica le tue competenze. E ti dico una cosa, a mio parere, ti dico a te che mi stai facendo questa domanda, solitamente chi si è iscritto, chi si iscrive, chi si laurea ed esce fuori da un'università telematica dovrebbe avere, probabilmente molte volte, ha un'esperienza lavorativa superiore a quella di un laureato presso un'università tradizionale. Quindi, in teoria, chi ti sta reclutando o ti sta assumendo potrebbe scegliere te anziché uno che proviene dal Politecnico di Milano, ma che poi, come detto la settimana scorsa, magari nella pratica non sa fare nulla. La preparazione che ti può dare da un punto di vista pratico del lavoro tra la più università telematica o università tradizionale? Io rispondo a nessuna delle due. C'è, diciamo, la preoccupazione da parte di chi si iscrive per l'università telematica che il percorso che si fa presso l'università telematica sia di livello un po' più basso, inferiore rispetto al percorso che si fa. Dipende, vi garantisco che esistono università telematiche comunque di qualità, non tantissime, ma sapete la mia opinione che ho, magari la ridirò alla fine, ma comunque in entrambi i casi, lo ripeto ancora, in teoria chi esce da un'università telematica ha più esperienza, a parte che dovrebbe essere magari, probabilmente se guardiamo le statistiche, è un pochino più in là con l'età e ha un pochino più esperienza nel mondo del lavoro. La domanda che bisogna porsi è appunto qual è il tipo di studente che è uscito dall'università telematica, nel senso che se è un quarantenne che è 20 anni che lavora ma che si è preso la laurea per appunto salire di livello, già ha una sua attività magari da libero professionista. Se è un ragazzo, se è uno studente, magari può avere molti più problemi perché non ha lavorato anche lui, e magari lì può sorgere il discorso di un'università di serie A e di un'università di serie B. E per concludere questo discorso aggiungo che esistono, ci tengo a dirlo, università telematiche anche di qualità, che comunque preparano da un punto di vista del nozionismo, da un punto di vista della preparazione finale, poi una volta che uno esce, e quindi da parte delle aziende, da parte di alcune aziende ci potrebbero essere delle preclusioni a riguardo, ma non da parte di tutte. Dipende dove andiamo a farci assumere, da quale azienda andiamo, a quale azienda ci rivolgiamo. Dipende sempre da questo. Poi naturalmente vi invito a scrivere le vostre esperienze, quello che ne pensate. Moltissimi magari scelgono magari una università tradizionale per i primi 3 anni per farlo il biennio, oppure viceversa, insomma ci sono molte possibilità. E soprattutto ci tengo a dirlo e a ripeterlo sto discorso, è sempre il mio giudizio ovviamente, ma vi garantisco, credetemi, il mondo del lavoro è una giungla, è un mondo variegato veramente, no? Come a macchia di leopardo. Quindi questa preclusione nei confronti della provenienza non c'è solamente per l'università online, c'è anche per esempio da parte di molti nei confronti dell'università del sud Italia, centro sud Italia, no? Qualcuno nei post ogni tanto mi dice, ho fatto un video una domenica sui più grandi personalità, grandi ingegneri, e uno mi ha scritto: ma com'è possibile che tutti questi ingegneri provengano dal Politecnico di Milano o dal nostro paese? Da sempre, nei confronti del Mezzogiorno c'è una grande preclusione nei confronti. Questa è una cosa veramente antipatica. Qualche volta io non rispondo a tutti quanti, no, ho letto che anche in quello che dico può sembrare che non è così. Cioè, non è che l'Università della Calabria sia di serie C rispetto all'Università l'Università di Palermo o l'Università Federico II di Napoli o l'Università Politecnico di Bari sia, no, non,
Uno studente è bravo, frequenta presso un ateneo qualunque, anche di Cagliari, non è, e si laurea, e non necessariamente si laurea presso il Politecnico di Milano. Non è che un laureato presso il Politecnico di Milano è più bravo rispetto a... Queste sono cose che nel mondo di oggi emergono, ma anche un po' per colpa, vabbè, non voglio dire, un po' per colpa di idee preconcette, di idee veramente sbagliate. Dipende che poi ci siano magari alcune aziende che l'azienda, cioè queste preclusioni sono sempre state, se uno, no, per chi è andato a lavorare in Germania, in America, nei confronti degli italiani c'è sempre stato questo, ma sono idee che sinceramente ormai hanno stufato, hanno stancato, idee di questo genere, che uno va a Milano, viene da Bari e viene giudicato perché viene da Bari. Non è una cosa, è la classica idea dell'essere umano, dell'individuo, quindi è una cosa dell'individuo sbagliata, che non bisogna generalizzare, cioè dipende. Non è che uno che viene dal Veneto è più intelligente di uno che viene, questo non so se mi sono spiegato, e quindi questo vale anche per l'università. Credo che dipenda da una serie di fattori, e poi quando si giudica una persona davanti a un colloquio lavorativo bisogna giudicarlo in maniera, no, in maniera più aperta, più cioè bisogna tenere presente una serie di parametri. Esistono università telematiche di qualità? La risposta è sì, perché ricordatevi che dentro comunque le università telematiche, che se ne dica, ci sono dei professionisti che lavorano anche per lo studente, quindi questo va detto. Per concludere, la mia opinione a riguardo, l'ho già data altre volte, non sono amato evidentemente da qualche università telematica, come tanto. Allora, intanto io ritengo la presenza delle università telematiche nel nostro paese una presenza fondamentale, proprio perché si iscrivono una serie di persone che non è detto che sia il cinquantenne solamente, potrebbe essere, ripeto, quello che ha 25 anni, lavora e però vuole fare un salto e si iscrive per l'università telematica, quindi ottimo. Ripeto, ci sono tante categorie e tante casistiche, tante storie, no? Però ritengo una laurea presso l'università telematica un ottimo compromesso, soprattutto un'ottima opportunità, ecco, magari per chi, ripeto, già lavora, è un'esperienza e vuole accrescere il proprio curriculum, le proprie competenze. Comunque vuole avere un titolo di qualità superiore. Qualunque università telematica si scelga di quelle che ho citato, quelle che ho citato non sono tutte uguali, sono tutte quante si paga, presso, non c'è il discorso dell'ISEE, tra l'altro, dell'università telematica, ma questa l'avevo già detto anche altre volte. Ecco, l'unica cosa che io contesto alle università telematiche, adesso indipendentemente da quello che posso aver detto, l'unica cosa che contesto è l'intento che vince, cioè, diciamo, mi dà l'impressione che la creazione di queste università telematiche sia prettamente a scopo di lucro. Mi direte, ma viviamo in un mondo, non mi piace, perché potrebbero avere un bacino molto più elevato di, magari se qualcuno mi sta ascoltando, ma immagino non si ascoltano nessuno, qualche responsabile che mi sta ascoltando, caro amico, no? Qualcuno ha scritto caro amico, amico mio, caro amico non è una brutta parola, quindi se ogni tanto nei post scrivo amico mio, siamo amici, no? Amici di virtuali, non la vedete come una presa per i fondelli se dico amico mio, comunque. Quindi, dottore che mi sta seguendo, magari qualche responsabile, io ho questa opinione. Secondo me bisognerebbe un pochino più curare l'aspetto, no, di rapporti umani con lo studente. Poi mi direte, ma è online, quindi... Però, oltre a essere sempre preparati, no, a prendere, no, giustamente la retta, che giustamente vi spetta, perché... No, però che richiedete, ecco, a parte questo, però un pochino più, no, di organizzazione nella logistica, nel mettersi a disposizione degli studenti sarebbe meglio, sarebbe maggiormente gradita, anche perché poi
raggiungere la perfezione non può essere, perché se pensate che anche le università statali, quelle comunque in presenza, sono fatte da docenti che per il 50% sono carenti, ma non dal punto di vista della preparazione, proprio da un punto di vista dei rapporti, e quindi non si arriverà mai alla perfezione. Però secondo me si potrebbero curare maggiormente alcuni dettagli nelle università telematiche per far sì che, poi capisco che ci sono spese bestiali, quindi anche il mantenerle, posso immaginare, però secondo me sono una grande risorsa, non solo per il sessantenne che vuole per il proprio, no? Per la propria insomma, per il proprio animo prendersi il pezzo di carta, ma veramente possono essere una grandissima risorsa. Questo è quello che penso io, sinceramente. Si potrebbe però migliorare, credo che ci sia la possibilità di migliorare. Quindi ecco, non ho attaccato nessuno, lungi da me attaccare, però ecco, secondo me possono essere una grande risorsa. E ripeto, per rispondere alla domanda proprio più importante del video, secondo me, da un punto di vista lavorativo, ci potrebbero essere anche dei vantaggi nel uscire laureati da un ateneo online, quindi di tipo telematico, perché di solito una buona percentuale di quelli che sono laureati in persona telematica già hanno avuto un percorso lavorativo, quindi esperienze, e chi ha lavorato, chi lavora, sa di quello di cui sto parlando, sa bene com'è la giungla, il mondo del lavoro, rispetto a uno studente più giovane che magari non ha esperienza a riguardo. Comunque sia, mi fa piacere se mi scrivete, scrivetemi in privato come al solito, insultatemi come al solito, no, mi insultate, scrivetemi, ci vediamo domenica prossima, ciao!